Allora, il naufragio della Costa Concordia ha sollevato il problema delle grandi navi che transitano vicine alla costa, un problema che vive in particolar modo la città di Venezia, dove ogni anno transitano circa 2.000 grandi navi. E cosa sarebbe accaduto se questo disastro, questa tragedia fosse avvenuta appunto nella zona, nella laguna di Venezia? Se ne è discusso durante la visita in città della Commissione Ambiente del Senato. Sentiamo. Dobbiamo da un lato renderci conto che Veneto vive di turismo e quindi no, noi non stiamo boicottando la crocieristica, dobbiamo però mutuare l'esperienza negativa che c'è stata anche in queste ore, per cui pensare di continuare ad esporre la città e soprattutto i cittadini a questo rischio, direi che ne vale la pena di fare una riflessione. Quello che fino a pochi giorni fa era solo un grido d'allarme lanciato da residenti e associazioni ambientaliste, dopo il naufragio della Costa Concordia, la questione dello stop alle grandi navi da crociera a Venezia è improvvisamente diventata di urgenza nazionale. Il transito delle grandi navi, veri e propri condomini galleggianti, a Venezia e in particolare nel bacino di San Marco, è un problema che va affrontato, ha ribadito il presidente della regione Veneto Luca Zaia durante l'incontro di ieri con la Commissione Ambiente del Senato. Non intendiamo certo boicottare la crocieristica, ma che occorra una riflessione, individuando e valutando soluzioni logistiche alternative, è fuori discussione, secondo il governatore. Favorevole al blocco delle grandi navi nel bacino di San Marco, anche il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Sulla questione da mesi è aperto un confronto con l'autorità portuale e presto, ha dichiarato il senatore Antonio Dalì, presidente della Commissione Ambiente del Senato, troveremo una soluzione. Tra le ipotesi, le modifiche di parte dei bacini e conche di navigazione connesse al sistema MOSE perché possono diventare scalo per le enormi navi da crociera. Non compete a me, diciamolo ai cittadini, modificare la rotta di queste navi e non autorizzarle. Chi di dovere dovrà formulare una nuova proposta. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Venezia.